Il segretario provinciale del sindacato Confael di Agrigento, Manlio Cardella, è appena reduce da un incontro con i vertici dello IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, nel merito della stabilizzazione dei precari. Il tema della edilizia popolare convenzionata, la Confael lo associa perfettamente al tema anche della stabilizzazione dei precari dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento. Sono due questioni che abbiamo affrontato insieme alla RSA, alla presenza del commissario straordinario Pontillo e del direttore dell'Istituto Siracusa, in occasione del quale incontro abbiamo ribadito alcune problematiche che intanto interessano i lavoratori dell'Istituto. Si sta lavorando anche su indicazione del sindacato per una ricognizione tra il personale degli aventi diritto alla stabilizzazione per quanto riguarda le categorie C e D. Per altro verso abbiamo chiesto anche di effettuare una ricognizione sul fabbisogno per gli anni 2018-2020 del personale in relazione alla dotazione, alla pianta organica dell'ente. Perché? Perché l'Istituto, a nostro avviso, ha svolto, continua a svolgere, svolgerà in maniera egregia alcune funzioni importanti, perché non dimentichiamo che il tema della casa è un tema che attraversa soprattutto le fasce meno abbienti della nostra provincia. Quindi vogliamo assicurarci che i servizi dell'Istituto, soprattutto in direzione alle questioni che attengono al monitoraggio dei fabbisogni di nuova edilizia popolare, alla problematica non secondaria delle manutenzioni delle abitazioni in capo all'Istituto e per ciò che riguarda anche, a nostro avviso, una funzione importante che l'Istituto potrebbe svolgere d'intesa con i comuni per quanto concerne il recupero dei centri storici dove l'edilizia popolare dovrebbe avere, a nostro avviso, una sua centralità. Tutto questo è stato oggetto di questo incontro approfondito e le nostre sollecitazioni apprezziamo sono già accolte ampiamente dall'attuale governance dell'Istituto. Per il resto abbiamo confermato la nostra contrarietà affinché l'Istituto perda la sua caratteristica principale, quella di avere una propria identità in ogni provincia così come anche ad Agrigento, e siamo contrari a qualunque accorpamento regionale degli istituti autonomi case popolari.